Salve a tutti e benvenuti all'episodio 16 dell'Uomo Panza. Quest'oggi vedremo l'Uomo Panza alle prese con un simulatore, quindi con la tecnologia. Vediamo che è molto concentrato, la sua concentrazione è massima, ma le curve e niente, le indrizza tutte. Ecco, okay. No, questa da presa bene, forse, no, bene, però, diciamo, l'ha presa. Ecco. Sta sfiorando il lato della pista. Ricordiamo che il simulatore e il computer che vedete alle spalle dello schermo è stato gentilmente... è stato gentilmente prestato da Mattia. E vediamo qui al lato basso, al lato sinistro basso del tavolo, che praticamente c'è anche una postazione fittizia in legno che l'Uomo Panza ha sistemato alla meglio e peggio. Adesso l'Uomo Panza ha deciso di guidare una macchina di Formula 1. Vediamo che la sua concentrazione è massima e la macchina viene spinta al limite dell'impossibile. Non vediamo bene lo schermo, oddio, perlomeno lo vediamo così, alla meglio e peggio. Ma l'Uomo Panza si sente sicuro di sé. Lo teniamo. Mattia arriva. Che dice che l'audio è troppo alto, quindi chiuderà la porta. Effettivamente Mattia è venuto a controllare l'Uomo Panza per paura che distrugge il simulatore. L'Uomo Panza è molto impacciato di questa situazione, perché il volante praticamente è in punta sulla panza e vedete che usa la pedaliera scalzo, perché Mattia gli ha detto che si sentono meglio i pedali, e quindi l'Uomo Panza prova questa cosa. Naturalmente l'Uomo Panza va con il cambio al volante e quindi non utilizza la frizione. Ecco, le curve le indrizza tutte, non se ne salva una. Forse questa si è salvata. Forse si è salvata. Vedete, l'Uomo Panza guida ma non guida, gira il volante ma non gira, usa la pedaliera ma non la usa, perché l'Uomo Panza non sa effettivamente cosa sta facendo. Vediamo che questa potrebbe essere, se fosse effettivamente la realtà, sarebbe una macchina praticamente distrutta. Questa pista, la curva S, credo, Valle Lunga, è andata molto lunga. Adesso cambia pista, macchina, e trova le varie schermate di guida. Sì, ci siamo avvicinati un pochino con le telecamere all'Uomo Panza, ma noterete che sul lato destro dello schermo della guida dell'Uomo Panza c'è un altro, cioè un telefono, che praticamente l'Uomo Panza non gioca effettivamente solo con un gioco, ma gioca con due giochi insieme. Forse l'altro gioco è stato messo in automatico. Non capiamo se l'Uomo Panza effettivamente sa fare, ma sicuramente non sa fare. Sta molto, ecco,
Arena 1, praticamente ci sono lucine rosse che si accendono nella macchina nella rotta di collo, quindi probabilmente c'è qualcosa che l'umpanza non fa molto bene, anche se magari ci sta forse prendendo leggermente male. Ecco che gli parte la macchina di traverso e la recupera. Frena uomo panza, scala uomo panza, scala! L'uomo panza si butta a capofitto sul pedale del freno nell'entrata in curva, ma effettivamente non è proprio così che si fa. E vediamo che scala poco, usa poco, ecco, praticamente l'uomo panza che sta guidando un tosaerba e quindi ogni aiuola e ogni punto del erbaceo della pista l'uomo panza lo va a pulire, va a decidere l'erba più alta. Aiuto, guardate come bricola coi bracci. Vedono in lontananza delle montagne nello schermo. Della companza è super concentrato. Ecco, un'altra curva lunga. Eccola, la macchina si è strugazzata. Allora, vediamo, notiamo che l'uomo panza nelle dritte naturalmente va dritto. Il problema dell'uomo panza è sulle curve. Le curve che l'uomo panza non reputa alla sua altezza e quindi non le fa. O perlomeno se le fa, le fa in modo sbagliato. Dalla nostra postazione, diciamo dietro l'uomo panza, sentiamo anche degli odori molesti, ma che non sono odori di macchina, odori di scarichi. Crediamo molto probabilmente che sia lo scarico posteriore dell'uomo panza. Sempre, ma la mopanza continua imperterrito, non demorde. Prima o poi riuscirà a fare una pista decente, molto poi che prima, però si sa che utilizzando più volte l'attrezzo potrebbe darsi che riuscirà in qualche modo a finire la pista senza andare sempre de fuori. Ma no, non ci riuscirà mai, soltanto una nostra opinione personale, ma l'uomo panza purtroppo guida una moto zappa, una falcettatrice, una moto falcettatrice, quindi sarà molto difficile che finirà questa pista nel miglior modo possibile. Fuori, proprio fuori giri la rotta di collo senza un ritegno. Se fosse realmente realistico, a quest'ora i pistoni
l'auto di un uomo pazzo e sarebbero arrivati sotto al carcarozzo e le bielle si sarebbero infilate nella pazza. La tribolazione dell'uomo panza in questa fase della sua vita è alta, vedete che tribola troppo. Secondo noi l'uomo panza dovrebbe smettere di crearsi problemi inutili con la tecnologia, perché la tecnologia non fa parte del mondo dell'uomo panza, anche se l'uomo panza cerca in qualche modo di stare al passo, di stargli dietro, ma non ce la farà mai. Purtroppo l'uomo panza è così. L'uomo panza prova, decide, si sacrifica, ma non porterà mai a nulla. Questo giro vediamo che l'uomo panza ci sta piando magari un tantimano, sembra che, diciamo, troppo forte, sembra che vada un po' meglio, molto molto sembrante, non proprio preciso, però diciamo che sta migliorando. Naturalmente il video è stato tagliato parecchio perché l'uomo panza è stato davanti al simulatore per diverse ore. Ecco, niente, ci rimangiamo tutto perché ha rindrizzato un'altra curva. Dicevamo, abbiamo tagliato molto il video perché l'uomo panza è stato diverse ore davanti al simulatore per capire le traiettorie, l'uso del volante, l'uso della pedaliera. Era abituato con la PlayStation 1, ma purtroppo qui siamo ad un altro livello e l'uomo panza non è al livello. Per l'uomo panza essere al livello vuol dire usare una livellatrice per montare una mensola, ma noi intendiamo il livello di piloti che anche su, ecco, certo, ciao uomo panza, si dà un braccio, metro marcia, svolge, sviella, sgrippa, è un casino. Uomo panza, ti consigliamo di prendere fuoristrada che magari, vista la tua guida, potrebbe esserti utile. O addirittura noi non daremo in mano l'uomo panza neanche una bicicletta. Una bicicletta che anche in quel caso l'uomo panza ci andrebbe a campi e nella quale sicuramente toglierebbe il sellino. Perché ricordiamo che l'uomo panza, anche se mette il sellino nella bicicletta, ha il posteriore talmente ampio che il sellino scompare direttamente nel suo buco nero. Buco nero che se l'uomo panza continua a stare sopra la bicicletta, scompare anche la bicicletta e pedala nel vuoto. Allora, uomo panza, il volante non deve girare così tanto, quindi sicuramente c'è qualcosa che hai di sbagliato. Mattia, poverino, ha cercato di insegnare qualche cosa all'uomo panza, dando dei consigli e dando delle delucidazioni per quanto riguarda la guida, ma l'uomo panza se ne è sbattuto e guida come vuole. Ecco, ma non c'è, cioè, se crede, l'uomo panza è andato fuori strada anche in dritto.
panza. Povera macchina. Probabilmente l'uomo panza non riuscirà mai in questo gioco, quindi sarà la prima e l'ultima volta che vedremo l'uomo panza al simulatore. Vedete che la panza gli impunta sulle mani. Adesso. La guida è molto scarso, a posto, dai, basta, si è rotto praticamente le palline di Natale. Vediamo che è molto molto arrabbiato, decide di spegnere tutto e non ne vorrà sapere più niente. Quindi grazie a tutti per essere stati a vedere questo video, vi diamo un appuntamento al prossimo episodio. Like, iscrivetevi al canale se volete e ciao a tutti.